L'Italia che pensa in grande, imprese, lavoro, infrastrutture, l'altra manovra possibile. Lunedì sera a Selvazzano Dentro, nel Padovano, si è svolto un convegno organizzato da Fratelli d'Italia. All'incontro, moderato da Enoch Soranzo, da poco entrato in Fratelli d'Italia e da sempre impegnato con numerosi e importanti ruoli istituzionali nel territorio, erano presenti numerosi sindaci della provincia. Una serata di riflessioni e di confronto su ciò che la manovra economica, così come è stata concepita dal governo attuale, comporta, con tutte le conseguenze e le ricadute sul paese, le persone e le imprese. Conseguenze non proprio positive, come ha dimostrato con i numeri durante il suo collegamento il senatore Adolfo Urso. Abbiamo parlato della manovra economica ed è paradossale che mentre il governo firma o vorrebbe firmare quell'accordo, con la manovra economica continua a indebitare lo Stato italiano, perché questa manovra, peraltro insussistente, inconsistente, fatta soltanto tasse, talvolta micro, talvolta grandi, di più tasse, più spesa e più debito quindi per gli italiani in quanto tale, è una manovra che non dà nessun aiuto all'economia. Nel corso della serata sono state evidenziate le possibili alternative con una manovra diversa per portare dei reali benefici al tessuto economico italiano in generale, con particolare attenzione alle imprese, ai territori e alle famiglie italiane. Sono state esaminate le proposte, dimostrando che cambiare è possibile.